Il tratto di mare antistante il porto turistico di Pescara ospiterà la prima edizione, la prima regata Cerasuolo d'Abruzzo Cup. Presidente, come nasce questa iniziativa che coniuga, unisce sport, vini, territorio, marketing, turismo? Beh, nasce dalla volontà che da tempo stiamo mettendo in campo di unire tutte quelle cose che ha appena detto, i nostri prodotti con il nostro territorio, con la nostra comunità che in questo caso si esprime in un circolo di appassionati che ci hanno proposto un'operazione di co-marketing territoriale che a nostro avviso è assolutamente idoneo a valorizzare i nostri prodotti e l'Abruzzo, per cui con grande, molto contenti di partecipare, e abbiamo anche concesso un nome, Cerasuolo d'Abruzzo Cup, ci sembra veramente idoneo a valorizzare i nostri prodotti e l'Abruzzo. Il ruolo del Circo Nautico è quello di organizzare queste regate a livello italiano, e già quest'anno vi dimostreremo che le barche non sono soltanto quelle di Pescara, ma vengono dalle Marche, da Ortona, a Termoli, arriveranno qua. L'idea è nata da un incontro tra noi e il consorzio dei vini d'Abruzzo, Abbiamo iniziato le trattative l'estate scorsa, finalmente siamo arrivati alla conclusione, e poi la prossima settimana, 24, 25, 23, 24, 25, vedrete che cosa riusciremo a fare.